Sollievo rappresenta un patrimonio per la comunità pugliese, un patrimonio di umanità che deriva dalle nostre origini, dalla nostra fonte, San Pio da Pietrelcina, che nella sua santità è riuscita a realizzare un miracolo continuo nel tempo, perché un ospedale di queste dimensioni, in cima a una montagna, che continua ad avere questa attrazione da tutta l'Italia del centro-sud, ma ultimamente anche dal nord, deve costituire patrimonio di tutta la regione Puglia. Io su questo continuo a insistere, perché soltanto con questa convinzione noi riusciremo a fare un lavoro di squadra. Sono scritti di Padre Pio che parlano proprio di un polo tecnologico avanzato, ma che nello stesso tempo deve tener conto dell'amore verso il paziente. Questi due aspetti sono, dal mio punto di vista, il punto centrale appunto del messaggio di Padre Pio ed è quello che cerchiamo di fare qua dentro attraverso tutta una serie di condizioni. La prima è l'avanzamento tecnologico che può dare un attacco portatile che è presente soltanto in pochi ospedali italiani, che ci permette di trattare al meglio i nostri pazienti, riducendo lo spostamento del paziente, che soprattutto il paziente neurologico critico è molto importante. La seconda, dal mio punto di vista, è per esempio il fatto che questa è una rianimazione aperta che consente ai parenti, per quanto tempo vogliono, stare vicino ai loro congiunti che sono in quel momento infermi e che hanno bisogno del loro conforto. Quello che rappresenta soprattutto in questo momento, con grandi prospettive nazionali, internazionali, ma soprattutto prospettive per gli ammalati, è la nostra ricerca. Se un tempo i nostri progetti erano focalizzati solo a scoprire quali erano le cause molecolari di malattie rare o di tumori, adesso abbiamo fatto un passo avanti. Innanzitutto possiamo andare a fare esperimenti in vitro e prossimamente anche in vivo per vedere quali sono gli effetti delle mutazioni genetiche che noi identifichiamo. Non solo, ma grazie all'expertise portata qui dal nostro direttore scientifico Angelo Vescovi, possiamo produrre ora delle cellule staminali di grado clinico che possono essere utilizzati nella terapia di malattie neurodegenerative. Un contributo fondamentale e innovativo perché non ci sono altre strutture che in un'unica sede possono condurre progetti di produzione di biofarmaci, produzione di biopolimeri, quindi anche ingegneria tessutale e produzione di terapia genica. Abbiamo inoltre anche delle collaborazioni con le PMI pugliese e quindi ci siamo impegnati in progetti di meccatronica e bioinformatica. Abbiamo un progetto molto carino che prevede lo sviluppo di un robot che sarà dedicato all'assistenza degli anziani. Come pure abbiamo in previsione di sviluppare un software, grazie a una collaborazione con una ditta pugliese, che può rendere maneggevoli i dati di genomica che vengono prodotti dalle nuove tecnologie e throughput. È tutto dedicato ai malati, alle persone che hanno bisogno. Noi negli ultimi due bilanci 600-700 mila euro li abbiamo dedicati ad ospitare le persone che non sono in condizioni economiche di fermarsi a San Giovanni Rotondo perché le famiglie non hanno capacità economica. Una famiglia. Ormai sin dal primo momento siamo subito entrati, si è subito creato un legame molto forte con il bambino. Io ho visto i dottori abbracciare mio figlio.
chiamarlo sempre per nome e avere sempre un contatto fisico con lui che dalle altre parti non ho mai visto, e quindi lui non sente quella, quel distacco, anche quando veniamo qui non sente il distacco dalla sua famiglia, dai suoi nonni, dai suoi zii, perché comunque qui tutto sommato trova delle persone che gli sono familiari. Come casa sollievo della sofferenza abbiamo la particolarità in quanto è una scuola paritaria, quindi l'unica, se vogliamo, all'interno del sistema nazionale ministeriale. Una scuola paritaria per cui abbiamo la nostra autonomia come scuola. Tutto è incentrato su quanto noi autonomamente, in coerenza e obbedendo a quanto il Ministero ci dice di fare, portiamo avanti quello che è l'aspetto educativo. Cerchiamo di dare normalità. Si va a scuola al mattino, si sta insieme, si lavora, si continua il lavoro scolastico. Parlando del Dipartimento Testa e Collo, rappresenta, anche se non lo dovrei dire io, qualche cosa di importante sia per il territorio che anche per un territorio molto più ampio, perché da noi viene circa il 20% dei pazienti viene da fuori regione. Abbiamo fatto questo dipartimento perché vogliamo raccogliere i pazienti e dare loro un'opportunità in tutte quelle che sono le patologie della testa e collo, dal cervello alle malattie vere e proprie della regione latero-cervicale. Per cui questa è una grande opportunità per i pazienti, una grande opportunità professionale per noi che operiamo in questo settore. Altro fatto importante che riguarda il Dipartimento è la condivisione di tecnologie avanzatissime che vanno dalla TAC intraoperatoria alla navigazione, a microscopi importantissimi, insomma tutta una serie di attrezzature che noi condividiamo, e questo anche dal punto di vista della spesa sanitaria, della spesa della parte economica. È un grande vantaggio che appunto c'è una condivisione di risorse. Io mi sono spostato qui a San Giovanni Rotondo da Forlì, città dove ho lavorato per 10 anni, con l'idea di accettare una sfida molto interessante, quella di prendere in mano una struttura, un reparto che fino ad oggi aveva esercitato la chirurgia toracica solo marginalmente, e far sì che questo diventasse invece l'attività principale dell'unità operativa che adesso dirigo. L'ospedale mi sta aiutando in questo, i colleghi, il direttore generale e quant'altro stanno supportando le mie decisioni. Qualche differenza già si vede, devo dire che credo che in breve tempo ci inseriremo nel panorama regionale e spero poi anche in quello nazionale ad alto livello. Le prospettive ci sono tutte, le possibilità anche, si tratta di farle fruttare e realizzare, diciamo, quello che abbiamo in mente per adesso. L'altra grande potenzialità di Casa Sollievo è che tutto il gruppo Casa Sollievo, quindi le aziende agricole, oltre all'ospedale, il centro di ricerca, dà lavoro a circa 2.800 persone. E in questi anni difficilissimi della sanità noi abbiamo garantito le retribuzioni, abbiamo garantito i sistemi premianti in maniera molto razionale, abbiamo garantito l'occupazione, per cui l'equilibrio economico non è frutto del sacrificio dei diritti del lavoratore e dei nostri collaboratori.